sede degli indirizzi di saluto al nostro illustre ospite che di tanto ringrazio per aver accettato questo invito per essere qui alla Fosca questa mattina. Grazie e benvenuti a tutti. Mi fa molto piacere arrivare in chiusura dell'accademico. Domani inizia il semestre estivo, inauguro domani mattina la Summer School. Concludere l'anno accademico con un evento di così grande prestigio e un relatore così importante. Abbiamo avuto quest'anno, all'inizio di settembre, abbiamo un anno accademico diverso con gli altri atenei, perché Capostri è diverso dagli altri atenei. Abbiamo iniziato a settembre con una serie di eventi davvero di grande prestigio, con ospiti molto, molto importanti, però oggi devo dire che chiudiamo una vera bellezza con una conferenza, una relazione che non è soltanto, sarà soltanto di grande interesse per tutti, ma viene da una persona che tanto ha dato al mondo dell'università, come docente, direttore universitario, ma successivamente per i ruoli che ha ricoperto nelle istituzioni, come ministro, nelle istituzioni oggi, come presidente costituzionale, è un ruolo che sicuramente ha dato tanto al nostro paese. Per questo Capostri che fa di questo duplice ruolo la sua bandiera. Da un lato la formazione universitaria e la ricerca universitaria, dall'altro il servizio alla comunità a cui appartiene, non soltanto quella locale ma anche quella nazionale e internazionale, con tante iniziative in cui portiamo all'esterno la cultura e la conoscenza che produciamo, e per questo ci fa piacere avere qui una persona, un personaggio, un collega che rappresenta molto bene questo duplice ruolo, questa capacità di essere allo stesso tempo al servizio del futuro, creando conoscenza, creando ricerca, creando formazione e del presente, collaborando assieme alle istituzioni di questo Paese. È un'iniziativa che abbiamo organizzato assieme all'Ordine degli Avvocati di Venezia, assieme alla Fondazione Scuola Forense. Diciamo benvenuti, ringrazio entrambi per la collaborazione, ringrazio il professor De Angelis per tutto il lavoro organizzativo che ha fatto. Devo dire che c'è un altro elemento simbolico, non soltanto che concludiamo un anno accademico di grande rilievo, di grandi risultati per Capostri, ma anche un anno in cui abbiamo fatto molto per sviluppare il settore di studi giuridici di questo Ateneo in tante forme, soprattutto in forme multidisciplinari, e che hanno visto i colleghi di questo ambito di studi collaborare con tanti altri colleghi, di studi asiatici, sviluppando un percorso nel campo del diritto cinese, ad esempio, piuttosto che con i colleghi economisti in tutto gli studi, le ricerche che abbiamo fatto, il campo giuslavoristico, con i colleghi che in questo si sono sicuramente adoperati, con risultati importanti anche nel campo del fundraising. Per cui è un settore di studi che a Capostri sta crescendo in modo innovativo e volevo sottolinearlo oggi cogliendo l'occasione della presenza del Presidente Franco Gatti. Credo che ora sia invece importante dare a lui la parola, è una cosa interessante oggi da raccontare a lui. Ringrazio tutti voi per essere qui presenti e vi auguro davvero una buonissima giornata. Dottor Arturo Toppan a portare il saluto per l'istituzione e cui presiede. Credo che l'iniziativa dell'Università capiti nel momento più appropriato e molti dei presenti come me si sono formati ad una scuola secondo cui non è sufficiente rispettare la procedura per la revisione delle norme costituzionali. C'è un limite di carattere sostanziale, quello di non intaccare il nucleo essenziale caratterizzante la nostra Costituzione. E in questa ottica, allora, i mutamenti che vanno nella direzione di aumentare i diritti dei cittadini e di implementare gli equilibri tra i poteri dello Stato sicuramente si mantengono nell'alveo di questa Costituzione. Altri mutamenti più radicali potrebbero portare ad altra Costituzione. Nonostante
rispetto della procedura. È per questo che restiamo sconcertati per la disinvoltura con cui si parla in questo periodo di revisione di gran parte della Costituzione. Si dice aggiorniamo la parte organizzativa della Costituzione, adeguiamola alle nuove esigenze. Si comprende certamente che in un periodo di crisi economica si tenda ad aspirare a riforme che possono dare maggiore efficienza in tutti i campi e quindi anche ai poteri dello Stato. Sicuramente il nostro bicameralismo mal si concilia con una esigenza di rapidità e di efficienza nella produzione legislativa, ma ripeto, dobbiamo stare attenti ai limiti e a fissare bene i paletti. Quindi credo che nessuno, meglio del professor Gallo, del presidente Gallo, possa indicarsi questi paletti e rispondere agli interrogativi che credo tutti abbiamo presenti. Grazie. Ora l'avvocato Daniele Grasso, presidente dell'Ordine degli Avvocati di Venezia. Buongiorno a tutti. La testimonianza che sono incaricato di rappresentare a voi è quella di una dimostrazione di partecipazione ispirata da una sensibilità particolare sia per il contenuto dell'iniziativa sia per il fatto della condivisione profonda della prospettiva di poter creare delle sinergie con l'Università Ca' Foscari di Venezia destinate a essere realizzate in un progetto che nel tempo troverà più argomentate linee di contenuto. La riforma forense recentemente approvata ci ha messo nelle condizioni di avere modo di poter creare convenzioni con l'università anche al fine di determinare dei percorsi formativi specializzanti che ci permetteranno di avere delle occasioni di confronto e di approfondimento che troveranno sviluppo in una prospettiva programmatica che si articolerà in ulteriori iniziative. L'occasione di oggi è quella di dimostrare quanto la nostra sensibilità per l'argomento del diritto costituzionale si concretizzi in un percorso che è già stato organizzato ed articolato dalla nostra fondazione, ne parlerà il Presidente, e che dimostra quanto il radicamento dei parametri fondamentali di diritto del nostro ordinamento debbano essere il momento da cui partire per tutti gli ulteriori approfondimenti di diritto che fanno parte della nostra esperienza quotidiana e del nostro percorso formativo ormai obbligatorio. Ringrazio tutti dell'invito e auguro buon lavoro e una riconoscenza particolare vada al professor Gallo che ci onora della sua presenza. Grazie. Ascoltare la sua lezione su un tema, quello delle
riforme costituzionali, della revisione costituzionale che impone evidentemente una serie di problemi non solo tecnico-giuridici ma politici e valoriali, che sono già stati in qualche modo richiamati dall'intervento di saluto del Presidente del Tribunale di Venezia. E in effetti, il tema delle riforme e della revisione costituzionale polarizza due punti di vista anche radicalmente opposti, quello di coloro i quali ritengono che la nostra Costituzione sia ormai desueta e inefficace, debba essere sostanzialmente riscritta e profondamente revisionata, e coloro i quali invece ritengono che soprattutto in una fase di crisi economica e sociale, oltre che politica come quella attuale, bisognerebbe piuttosto rileggere la nostra Carta Costituzionale e dargli piena attuazione. Da giurista forse mi sento più vicino a questa seconda opzione e penso, con le parole di un grande maestro del Novecento, Luigi Mengoni, che la nostra Carta Costituzionale continua a rimanere una tavola di valori condivisi e di principi metalegislativi che non riguardano direttamente il diritto positivo, ma al quale il diritto positivo e anche il diritto positivo che si traduce in possibili prospettive di revisione costituzionale deve rimanere fedele e coerente. Grazie. Diego Manente, nella sua qualità di presidente della Fondazione Feliciano Benvenuti. La Fondazione, a mio nome, saluta il Presidente della Corte Costituzionale che ci onora della sua presenza ed è particolarmente lieta di aver contribuito all'organizzazione di questo evento insieme all'Università. Per due ragioni. La prima è che l'anno scorso, per elaborare il programma formativo per il 2013, insieme al Consiglio dell'Ordine, la Fondazione, che è del Consiglio dell'Ordine il braccio culturale, aveva posto al centro di questo programma proprio il tema della Costituzione, quindi in tempi non sospetti. Devo dire che oggi avere qui il Presidente della Corte Costituzionale che ci parla della riforma della Costituzione, dei temi inerenti alla Costituzione, è per noi un motivo di grande soddisfazione, proprio per aver intuito quello che poteva essere un percorso da seguire. Noi consideriamo però questo momento come una tappa, perché anche per il 2014 Consiglio dell'Ordine e Fondazione metteranno al centro del loro programma formativo il tema della Costituzione, che è un programma per il futuro e che è un programma che andrebbe, a nostro avviso, reso conoscibile al maggior numero possibile di cittadini. Quindi l'aspirazione per l'anno prossimo sarà quella non solo di continuare ad affrontare, cose che faremo anche nel corso di alcuni incontri che svilupperemo nei prossimi mesi, l'analisi di vari punti della Costituzione, ma anche di aprire questa conoscenza alla cittadinanza. Troveremo delle forme di collaborazione con istituzioni, con organismi, col comune probabilmente, proprio per dare il nostro contributo anche a questa dimensione conoscitiva che secondo noi fa parte del bagaglio culturale dell'avvocatura. Grazie e buon lavoro. Professoressa Margherita Canardi, ordinario di diritto privato e responsabile del progetto dottorale di alta formazione in scienze giuridiche della nostra università, una volta si chiamava la nostra scuola dottorale, adesso tutto cambia, tra l'altro l'università, no per fortuna, ma la facoltà non c'è più, ci sono i dipartimenti. E allora voi avete sentito il professor Adalberto Pierluigi, che in pratica tiene alta la fiamma dei giuristi, perché abbiamo
nell'ambito del Dipartimento di Economia costituirci in centro studi giuridici per mantenere quantomeno la nostra individualità. Non voglio sottrarre tempo a Carmelita, che prego di porgere il suo indirizzo di saluto. Grazie. Grazie. Grazie signor Presidente della Corte Costituzionale, anche io onoratissima di poter sentire, di poter far sentire ai nostri allievi la sua pregevole lezione. E saluto, come diceva il collega professor De Angelis, in questa qualità. Il progetto dottorale di alta formazione in scienze giuridiche è semplicemente un programma di formazione ambizioso che si rivolge agli studenti del primo anno del nostro corso di dottorato, che si chiama Diritto, Mercato e Persona. È un progetto ambizioso che coltiva l'idea non soltanto di una formazione di avvio dei dottorandi alla ricerca giuridica, alla comprensione del fenomeno giuridico, ma coltiva anche l'idea di una più approfondita e fuori dagli schemi curriculari, educazione alla legalità, alla cultura della legalità, tanto più necessaria in questo difficilissimo periodo della vita italiana, della vita sociale e politica, nella quale, come il Presidente della Corte Costituzionale ben sa, e l'intera Corte, talvolta lo sforzo dei governi di apprestare misure e rimedi operativi che possano risolvere le drammatiche difficoltà che il Paese attraversa, dimenticano il limite che qualunque Parlamento sovrano trova nella Costituzione. E il mio brevissimo riferimento va ad un incipit di uno dei decreti legge che il passato governo è stato, tra virgolette, costretto dalla necessità a emanare, il quale appunto nel introdurre misure di semplificazione amministrativa e di incentivazione dell'attività economica esordiva dicendo: in attesa della riforma dell'articolo 41 della Costituzione. Mi è già capitato di fare riferimento a questa, chiamiamola, esperienza legislativa non per porre, per lanciare una critica a governi che si trovano investiti da una responsabilità che è quasi uno stato di necessità, ma giusto per enfatizzare, sottolineare presso gli studenti che hanno il privilegio di trascorrere, oggi secondo me è un privilegio di trascorrere 3 anni nello studio approfondito delle scienze giuridiche, questa necessità, cioè la necessità, e perdonate il bisticcio, di non dimenticare nemmeno nello stato di necessità il valore della legge costituzionale. E quindi, oltre che un altro ringraziamento, esprimo al Presidente della Corte Costituzionale la particolare soddisfazione di poter offrire questa lezione finale ai nostri dottorandi, soprattutto quelli di primo anno che hanno già chiuso il loro corso di lezioni, articolato su una coppia concettuale evocante, quella di auctoritas e potestas, che certamente implica, come ha implicato, il riferimento alla Costituzione. Grazie. Ora al professor Victor Huttner, se gradisce esprimerci alcune sue considerazioni. Ti ringrazio. Certamente lo gradisco, e per primo voglio ringraziare veramente Lorenzo, magnifico lettore, di questa iniziativa di essere riuscito a portare qui a Ca' Foscari il professore Franco Gallo, presidente della Corte Costituzionale. E mi complimento che sia stato un genovese avere questa iniziativa, perché anch'io genovese nel passato mi sono molto occupato di Venezia, particolarmente ai tempi in cui c'erano venuti sia
incontroversia difesa del Comune di Venezia nei confronti del fisco che voleva partecipare al gettito della casa da gioco, e sia in incontri di studio, mi ricordo particolarmente il tema di riscossione tenuti qui a Ca' Foscari. Ma la mia gioia è quella di essere vicino a Franco Gallo, al quale mi legano soltanto un'antica amicizia, ma soprattutto una stima, sia come prima come professionista, poi come professore, poi come giudice, nel frattempo anche come uomo politico, quando fu importante ministro delle finanze. E credo che, anche se il periodo, per ragioni tecnico-organizzative, non sarà ampio, il presidente Franco Gallo, negli imminenti mesi ci saranno alcune pronunce assai importanti della Corte Costituzionale. E credo che comunque lascerà Franco un importante indirizzo di quelle che sono le possibilità della revisione della Carta. Vediamo che i politici hanno difficoltà, hanno incertezza, hanno dubbi, hanno contrasti, e credo che l'indicazione che Franco Gallo potrà dare saranno di grande guida per il futuro del nostro Paese. E questo è l'augurio che faccio a Franco. Grazie Vittorio, grazie di cuore anche per questo tuo intervento. E adesso Franco Gallo giurista, è stato ricordato, Franco Gallo grande avvocato, Franco Gallo professore, Franco Gallo ministro, Franco Gallo accademico dei licei, giudice costituzionale ed ora presidente della Corte Costituzionale. In questa veste, ovviamente con tutti i caveat che la sua posizione delicatissima gli imporrà, di questa veste ci parlerà della possibilità e limiti della revisione costituzionale, dei valori fondanti della nostra Carta Costituzionale, fatta in un momento difficilissimo della nostra storia politica. Ha già fatto cenno la professoressa Camara, ma evidentemente tutto ha il suo tempo e ogni costruzione, anche le costruzioni giuridiche più concrete, più solide, fatte meglio, perché allora si legiferava sicuramente meglio di adesso, mostrano i segni del tempo e quindi possono, proprio per mantenere e confermare i valori fondanti che ispirarono la Carta Costituzionale, essere adeguati. Ma di questo credo che ben meglio di me il professore e il presidente Gallo ci saprà dire nella sua relazione. Grazie. Sì, penso, ci senti? Sì, sì, proprio no. Forse la gente si vede quando c'è un ufficio. Ma credo che sia un ufficio. E io ti provo a parlare. Mi pare che l'amico Lorenzo ha un po' esagerato, perché mi abbia presentato con questo crescendo di cariche. Io sono ora un medico professore, sono stato uno che ho studiato, ho fatto la mia carriera universitaria, ci sono trovato nei momenti un po' drammatici del nostro paese a ricoprire incarichi pubblici, non come politico, ma come tecnico sul serio, insomma. E mi sono trovato a fare il giudice della Corte Costituzionale perché il presidente Ciampi, quindi il nome presidenziale, riteneva che ci dovesse un tributarista, ha fatto bene probabilmente nella Corte. Poi dico, non è che trovo che è un po' esagerata la tua presentazione, anche se è dettata dall'amicizia e dall'affetto. Sono contento di stare qui a Venezia, perché Venezia è la mia città importante, è la mia seconda città. Io,
volta al mese quando posso scappo da Roma e salgo su a Venezia e me la godo, perché la città così, anche se il turismo così, se è così gremita, quello dove sto io, che sto le Zattere, è un posto molto tranquillo e mi riposo molto in questa città, ho dei vecchi amici. Sono contento di essere qui perché non soltanto ho degli amici nel tavolo, ma anche degli amici qui presenti. E devo dire che quando con Lorenzo abbiamo deciso qualche mese fa questo tema, e io non mi sarei aspettato che poi questi ultimi mesi il Parlamento, i politici, il governo si sarebbe mosso con questa influenza, almeno dal punto di vista, per modificare la Carta Costituzionale e quindi per rivedere alcune parti fondamentali della nostra Costituzione. Devo dire che se avessi saputo questo non avremmo deciso questo tema, perché devo dire che la Presidenza della Corte Costituzionale, andare a parlare di possibilità e limiti della questione costituzionale, insomma, è molto azzardato. Quindi non vi attendete da me prese di posizione, giudizi su proposte legislative. Io farò veramente una lezione vetustante, cioè dirò che sono i temi dei problemi, cercherò di espormi nel modo più chiaro possibile quali sono le questioni da risolvere, sono questioni molto delicate che attengono proprio all'essenza della Costituzione, però ecco, io non ho intenzione in questo momento così delicato, così impegnativo, non soltanto per la Corte Costituzionale, per ragioni che ben sapete, ma anche per il Paese, di prendere una posizione riguardo al tipo di revisione, ai limiti della revisione. Posso dire che ci sono dei limiti, ma non posso dire poi dove questi limiti si fermano e che contenuto hanno. E allora cominciamo proprio in termini quasi da lezione universitaria. E voi sapete che la nostra Costituzione ha scelto la via di attribuire il potere di revisione costituzionale all'organo titolare della potestà legislativa ordinaria e quindi al Parlamento. E non come in altri paesi dell'area occidentale, ad assemblee appositamente istituite o riunite al fine della revisione. E questo fa capire l'importanza del problema. Noi siamo nell'ambito di una procedura qualificata ma sempre legislativa. Gli Stati Uniti, la Francia, la Svizzera per esempio invece, e quando intervengono per modificare la Costituzione non risolvono il problema all'interno delle Camere, ma lo risolvono affidandolo alle assemblee apposite. In Francia la chiamano convenzione, alla convenzione. Il nostro sistema, quindi, è un sistema in cui è ammessa la revisione, però attraverso una procedura cosiddetta aggravata, cioè le leggi sono approvate con due successive deliberazioni di ciascuna Camera, a intervallo non meno di 3 mesi, almeno finora con il disegno di legge governativo, l'intervallo dovrebbe essere di 1 mese, con facoltà di proporre referendum solo nel caso in cui non sia stata raggiunta la maggioranza dei 2/3 della seconda votazione. La vostra esperienza sarà che non ci abbiamo votato recentemente proprio su una revisione costituzionale nel 2006 e nel referendum gli italiani hanno negato la prosecuzione dell'iter legislativo di un progetto di riforma del governo e del Parlamento di quell'anno. E al 138, che è la cosa che vi ho appena ricordato, si aggiunge il 139, che pone un limite, l'unico limite esplicito, che è quello che la forma repubblicana non può essere oggetto di revisione. Si capisce perché, insomma, la coerenza che sarebbe a favore della Repubblica ha portato appunto a scrivere la Costituzione, tenendo presente che questa
cosa pubblica è intangibile e impiegabile. Il disegno di legge costituzionale che adesso è all'esame del Parlamento, è stato presentato da pochi giorni fa dal governo, conferma la procedura del 138 e vi apporta soltanto due deroghe abbastanza puntuali, anche se temporanee, cioè non modifica il 138 per sempre, lo modifica ai fini della revisione che ha in mente, e riguardano la riduzione dell'intervallo invece che tre mesi che un mese tra le due approvazioni delle due Camere, e il ricorso al referendum che è previsto anche nell'ipotesi in cui la legge costituzionale sia stata approvata nella seconda votazione a maggioranza dei due terzi, quindi è più garantista. Prima il referendum era previsto quando, come nel 2006, la maggioranza era non qualificata, qui è previsto anche nell'ipotesi di maggioranza qualificata. Naturalmente non entro nel dibattito che si è già acceso e molto animato, ho letto gli articoli degli ultimi mesi sui giornali, no? La posizione di Beschi, di Volontà, di Unida, di diversi nostri costituzionalisti, che è favorevole, che è contrario a mettere in moto questo meccanismo in questo momento. Avete letto, sapete, del fatto che il presidente Napolitano ha nominato dei saggi ai quali è stato affidato per disporre una specie di programma anche per quanto riguarda le riforme istituzionali. Appunto, sapete, oggi vi ho detto che c'è il governo, ha preso atto di questo e sta portando avanti questo disegno, prevedendo questo meccanismo e nominando un comitato di tecnici, sono 35 mi pare, costituzionalisti di diversi orientamenti, che dovranno aiutarlo a proporre, metterà al Parlamento, alle commissioni riunite, 40 parlamentari, che dovranno poi fare una proposta di revisione che porteranno all'Aula perché si voti, questo è importante, con potere di emendamento nell'Assemblea, nell'Aula, non come ricordate nella bicamerale di Talera o nella bicamerale di Giotti, in sede cosiddetto redigente. Allora la commissione bicamerale portava all'aula della votazione un progetto che era intangibile, o si votava in un senso o nell'altro, no? Qui invece, a mio avviso, a nostro avviso, molto correttamente, si lascia sempre il potere di emendamento all'aula e quindi ai singoli deputati e ai singoli senatori. Non entro sul merito di questa di queste normative, però ecco, pongo su che l'avvio dell'esame del disegno di legge, che attenzione, tocca materie rilevanti come la forma di Stato e di governo e il bicameralismo, sottolineo forma di Stato e di governo, molto generico, che si può interpretare in diversi modi, in modo riduttivo e in modo estensivo. Quindi una proposta così delicata, che crea questo meccanismo di revisione con riferimento a future proposte che attengono, sono ancora scritte queste proposte, che attengono appunto alla forma di Stato di governo, pone degli interrogativi. Io provo, cioè, li ho provati a scrivere e ve li ripeto. Primo interrogativo è il seguente: procedure di revisione che siano fondate sul principio di maggioranza sono sufficienti per modificare non qualche singola norma ma l'intera Costituzione o parti rilevanti di essa? Primo problema. Principio di maggioranza, ci siamo potuti pensare, è fondamentale, no? Quando le leggi si votano a maggioranza. È sufficiente nel caso delle leggi costituzionali? Primo problema. Secondo problema, cioè conseguenza di questa domanda, non incontrano queste procedure esse stesse dei limiti ulteriori rispetto a quello del 139, cioè della forma repubblicana? Terzo interrogativo, esiste, e poi è conclusivo, un nucleo duro di principi costituzionali
istituzionali non soggette a revisione e quindi per loro natura sottratte alla regola della maggioranza? E capite che sono domande molto, molto impegnative, le risposte possono essere diverse e portare a conclusioni diverse. Insomma, questi interrogativi dove ci conducono? Secondo me ci conducono, se vogliamo dal punto di vista proprio costituzionale, a quelle discussioni abbastanza antiche, molto accese, sull'idea di Costituzione come atto che perdura nel tempo, capite? Se si vede la Costituzione non è un atto che va nel tempo, ma è un atto che, proprio perché la Costituzione ha un effetto dinamico, si può dare nel tempo, allora può essere modificato in che modo, in che limiti. E credo queste discussioni riguardano non soltanto la Costituzione come atto che perdura nel tempo, ma anche il fondamento stesso della democrazia. Perché dico anche della democrazia? Perché il senso comune ci porta sempre a ritenere, a banalizzare il principio di democrazia, perché sempre lo identifichiamo spontaneamente, esclusivamente col potere assunto dalla maggioranza. Che è la democrazia? Quando la maggioranza, questo fatto della maggioranza che diventa essenziale per produrre volontà, per quindi dare democrazia, è applicabile questo discorso in materia di Costituzione e di sua revisione? Cioè, io penso che ci sia sotto una specie di pregiudizio maggioritario che tutti ci prende. Contro questo pregiudizio, io penso che ne dovremmo analizzare la Costituzione guardando a due dimensioni proprie di ogni democrazia. La prima dimensione è quella politica, e quella in effetti è la dimensione che ci porta a vedere la democrazia in termini di governo della maggioranza. Però c'è una seconda dimensione che spesso dimentichiamo, non noi turisti, professore Domenico, ma che la gente spesso dimentica, che è la dimensione dello Stato costituzionale di diritto. In forza di questa dimensione, anche il potere della maggioranza è sottoposto a regole e a limiti, proprio a garanzia dei diritti fondamentali di tutti e quindi della maggioranza. Quindi, tutte ambedue queste dimensioni, quella politica e quella che ho chiamato dello Stato di diritto, sono garantite da corrispondenti regole costituzionali. Da una parte vi sono le regole formali che definiscono i soggetti politici, i procedimenti che devono essere seguiti per garantire, attraverso l'uguale godimento dei diritti politici, la rappresentatività delle istituzioni parlamentari, il governo della maggioranza, sono le regole formali. Dall'altra però vi sono le regole sostanziali che individuano i limiti negativi e gli obblighi positivi di contenuto delle decisioni collettive, e cioè i diritti di libertà che lo Stato non deve violare, ma anche i diritti sociali che lo Stato deve soddisfare. Ora, questo che vi ho detto con frasi un po' sconfiggate, che cos'è? Queste regole cosa sono? Sono regole sia formali che sostanziali. Sono due classi di regole che figurano in tutte le costituzioni e che danno luogo appunto alla Carta Costituzionale. Insomma, la Carta Costituzionale consiste in questo sistema di regole sostanziali e formali, che ha proprio come destinatari i titolari del potere. Insomma, le carte sociali, in questo, le carte sono patti sociali in forma scritta, che direi, le cui clausole sono i diritti fondamentali. Quindi stiamo tornando alla Rivoluzione francese, stiamo tornando ai tempi in cui le carte
carte fondamentali vengono viste come atti sociali, non tanto alla Rousseau quanto proprio nell'ottica in cui l'ha visto la dichiarazione dei diritti dei cittadini del 1789. Quindi a noi cosa interessa ai fini della revisione? Interessa che le carte costituzionali hanno una funzione di limite e di vincolo alla maggioranza a garanzia appunto dei diritti fondamentali. Questo è il getto, si chiude. E questo è importante perché l'idea della Costituzione come contratto sociale non è soltanto una categoria filosofica. Secondo me si identifica con la rifondazione su basi pattizie della convivenza civile in seguito normalmente a eventi traumatici che hanno segnato e segnano una rottura rivoluzionaria della storia di un popolo. Noi ci ricordiamo la nostra Costituzione come è nata, ma molti giovani non sanno che la nostra Costituzione è nata negli anni, nei tardi anni 40, e che il 2 giugno 1946, data di celebrazione del referendum favorevole alla Repubblica e data di elezione dell'Assemblea Costituente, rappresenta, deve rappresentare, non soltanto per noi anziani, ma anche per i giovani, il punto di avvio della rifondazione storica della nostra democrazia. Perché da allora la nostra democrazia ha acquistato un diverso spessore, persone che anche adesso, non fatemi trarre in inganno molte volte da tradimenti o di attacchi. Insomma, gli orrori del nazifascismo ci hanno insegnato che il consenso maggioritario, perfino l'unanimità del consenso, non è più la sola fonte di legittimazione del potere. Insomma, se la Costituzione è il frutto di un patto di convivenza civile, e se nello Stato costituzionale di diritto il principio maggioritario non può essere assunto come unica base di legittimazione della democrazia, si capisce chiaramente come in questo dibattito attuale sulle riforme costituzionali i presidi che vi ho posto all'inizio sono fondamentali. Perché? Perché dalla risposta che diamo ad essi dipende la possibilità di incidere parzialmente o totalmente sull'originario patto sociale. Ecco perché metto Costituzione e democrazia insieme. Se Costituzione è un patto sociale, la revisione si deve incidere sul patto che si è stretto a suo tempo. Naturalmente non posso prendere posizione sulle concrete proposte di riforma, vedere qual è il limite oltre il quale non si può andare e così via. Però dobbiamo affrontare in termini problematici questo tema e vedere che tipi di limiti si possono porre e quali invece limiti non, quando limiti non ci sono. Allora partiamo dall'esaminare, proprio per vedere che limiti dobbiamo parlare, qual è il termine costituzione, in senso cosa vuol dire in termini diciamo, etimologici. Cosa vuol dire costituzione? Cum stabile, significa stabilire, fondare insieme. Cosa c'è sotto quindi a questo termine etimologicamente? C'è l'intento di dar vita a qualcosa che deve, allo stesso tempo, rimanere stabile, e che però si vuole destinato a durare. Quindi parte come stabile, ma deve durare. Quindi Costituzione di per sé come concetto tipologico comprende, dà luogo a una tensione dialettica tra stabilità e tempo, tra persistenza e divenire dell'ordinamento. Questo è soltanto per la Costituzione, non per le leggi, ma per qualunque legge. Ora, da questa dialettica tra permanenza e mutamento erano consapevoli sia i nostri più vicini legislatori, quanto fin dal 1780-90
e gli intellettuali francesi che hanno fatto le misure francesi. L'articolo 28 della Dichiarazione dei diritti dell'uomo, che prima ricordavo, dice espressamente questo: un popolo ha sempre il diritto di rivedere, riformare, modificare la propria costituzione. Poi però si aggiunge sempre il 28: una generazione non può assoggettare alle proprie leggi le generazioni future. Vedete? Sono due frasi che danno il senso cosa vuol dire l'elezione costituzionale. Insomma, qual è il dilemma di ogni costituzione? Il dilemma è che da un canto, essendo appunto stabilità proiettata nel tempo, non può conservarsi senza nello stesso tempo mutare, e d'altro canto non può maturare così profondamente e rapidamente senza negare, se non gioco di parole, ma è così, la sua permanenza, la sua stabilità, la sua identità. Insomma, se viene revisionata con urgenza, senza tener conto dell'essenza della Costituzione stessa, è rischio che si va fuori di limite. Devo dire che negli stati costituzionali moderni, in Italia, finora questo dilemma è stato sempre risolto con molta saggezza, perché si è respinto sia la tendenza a chiudere la Costituzione nel gusto della non revisionabilità, si ammette la revisionabilità, però si è respinta anche la tendenza opposta di ammettere una revisionabilità assoluta e illimitata a tutto campo, come per esempio in altri paesi, legge ordinaria, ma la legge si cambia. Io credo che bisogna accettare questa impostazione che ci viene dalla storia, questo simmetrico rifiuto delle due opzioni estreme ha un senso. Perché? Perché la negazione di ogni intervento sul testo costituzionale è lungi dal rafforzare la scelta costituente, renderebbe la carta costituzionale insensibile al mutare dei rapporti politici e quindi la coscienza sociale, la condannerebbe ad essere travolta dalla storia o a essere ricacciata nella sfera della giuridica irrilevanza. E quello che è successo, per esempio, per chi si diletta di storia, con lo Statuto Albertino, perché nell'epoca fascista era vigente ma non si era applicato. Invece la revisionabilità assoluta, consentendo la continua modifica del nucleo essenziale della Costituzione con l'alternarsi della maggioranza del governo e quindi della maggioranza del partito e così via, avrebbe il difetto opposto, farebbe perdere alla carta costituzionale quei caratteri di durevolezza e stabilità sui quali si fonda la stessa autorità etica della Costituzione, che è etica prima che giuridica. Insomma, io direi, per questo aspetto diciamo di premessa, possiamo dire che l'ipotesi di una revisionabilità assoluta, intervenire sempre con qualunque sistema, anche con procedure qualificate, ma tutto l'arco costituzionale, si scontra con il limite, con un limite logico, un limite generale, che opera sia con riguardo alle costituzioni flessibili, cioè sia con quelle che sono modificabili con le leggi ordinarie, sia quelle come la nostra, rigide, che sono modificabili con procedura speciale, aggravata. Questo limite logico generale, un passaggio importante della mia relazione, perché è importante? Perché stiamo individuando un limite logico generale che non sta scritto nessuna norma della Costituzione, né nel 138 né nel 139, ma che va ricavato dall'essenza stessa della Costituzione. Insomma, questo limite consiste nel fatto che il potere di revisione, in quanto derivato dal potere costituente, è anch'esso di potere costituente.
costituito, non è un gioco di parole. E quindi, essendo costituito, è un potere vincolato a restare all'interno dell'ordine legale proprio della Costituzione originaria. Non so se questo l'ho scritto, perché è un'espressione che va detta con chiarezza. Questo non significa che la Costituzione non può essere mutata nel tempo, per carità, ma solo che non può essere stravolta nella sua struttura. Revisionare significa modificare anche in profondità l'atto originario che subisce la modifica, ma non significa intaccare l'essenza, la struttura portante dell'atto stesso. Il limite logico della revisione è dunque rinvenibile nella nozione stessa di Costituzione, come atto fondativo di una nuova giuridicità. Quindi la Costituzione rappresenta un insuperabile ostacolo allo scisciamento in forma legale del regime politico istituito. Che vuol dire questo? E qui non possiamo andare oltre, né voi né io. L'indagine che va fatta, quindi, quando si va a esaminare un progetto di revisione, è vedere se questo progetto è un progetto che dinamizza la Costituzione, la migliora, la integra, o se invece addirittura mette in crisi i principi identitari che stanno nella nostra Costituzione, cioè quelli sì che sono toccati. Esistono quindi non soltanto i limiti impliciti generali come quello che ho appena detto, ci sono anche limiti espressi e anche limiti, diciamo, inespressi dalla revisione costituzionale. Un limite, per esempio, espresso, ve l'ho già detto prima, l'ho detto, è quello della forma repubblicana. Però devo dirvi che i miei colleghi costituzionalisti, io sono da 9 anni fatto lo sforzo in 8 anni di aggiornarmi, spero un po' di risultati, poi vedremo alla fine se siete soddisfatti. E i miei colleghi però sono andati a interpretare questa formula, che mi sembrava molto chiara, la forma repubblicana che può essere derogata, mi sono posti il problema: ma questa espressione forma repubblicana può soltanto alludere al carattere elettivo e non ereditario del capo dello Stato, o invece la interpretavo nel senso che da essa, da questa scelta della forma repubblicana, emergono altri limiti, cioè altri limiti che, pur non avendo una diretta attinenza con l'obbligo di designazione elettiva del Presidente della Repubblica, tuttavia sono imposti dall'esigenza di tutela di principi specifici, di valori fondamentali. Devo dire, fino al 1988 i miei colleghi costituzionalisti hanno dibattuto su questa, hanno dato risposte diverse. Poi è arrivata la Corte Costituzionale nell'88 con una bella sentenza, non mi ricordo chi, non so chi ha scritto, ma è stata molto bella, ha dato ragione a quelli che davano un'interpretazione estensiva del 139. Ha detto espressamente che la Costituzione italiana contiene alcuni principi supremi che non possono essere sovvertiti o modificati nel loro contenuto essenziale, neppure da leggi di revisione costituzionale. Quindi ha individuato nella Costituzione, andando oltre quello che io vi ho detto, io ho fatto un discorso generale sulla Costituzione come limite, ma ha detto: guardate che dentro la Costituzione, dentro, sono anche dei principi supremi. E dice la Corte: tali sono i principi supremi, tanti principi la stessa Costituzione esplicitamente prevede come limiti assoluti al potere di revisione costituzionale, quindi la forma repubblicana, ma anche principi che, pur non essendo espressamente menzionati tra quelli non assoggettabili al procedimento di revisione costituzionale, appartengono, dice la Corte, all'essenza dei valori supremi sui quali si fonda. Coincide con quello che ho detto.
Allora, la Corte italiana va anche oltre, diversamente dalle altre corti costituzionali, da quella francese soprattutto, si è ricusata essa corte competente a giudicare anche sulla conformità ai principi supremi dell'ordinamento costituzionale, cioè non è tanto a considerare le leggi ordinarie se sono coerenti o meno con la Costituzione, ha anche considerato le norme costituzionali se sono coerenti o meno con la Costituzione. Perché ha detto la Corte che se così non fosse, si perverrebbe all'assurdo di considerare il sistema di garanzie giurisdizionali della Costituzione come difettoso e non effettivo proprio in relazione alle sue norme di privato valore. Insomma, per la Corte Costituzionale, questo è un passo ulteriore, il secondo passo avanti che dobbiamo fare stamattina, sono non soltanto la Costituzione limite, nel senso che vi ho detto, ma i principi supremi dentro la Costituzione servono a identificare il nucleo forte del patto costituzionale, e cioè quelli che io chiamerei i contenuti indefettibili della comunità politica inerenti alla struttura dell'ordinamento, cioè quei principi, quei contenuti senza i quali la Costituzione non sarebbe più quella, sarebbe quella che è, ma verrebbe modificata inevitabilmente nella sua più profonda identità. E questo cosa significa? Cerchiamo di ragionare su questa linea che segue la Corte Costituzionale dal 1990. In questo modo cosa ha fatto? Individuando i principi supremi, ha introdotto una sorta di gerarchizzazione interna alle stesse norme di rango costituzionale, cioè ha creato una gerarchia materiale che ancora non ha avuto una sua stabilizzazione giurisprudenziale, che può tradursi in decalogo preciso di principi supremi. Però può dirsi che tutte le volte in cui la Corte, e in tutte le occasioni in cui questo tema è stato affrontato, posso dire dall'indagine che io ho fatto preparandomi per questa lezione, che la Corte ha individuato come principi costituzionali supremi, quindi non derogabili, non superabili, ma lesionabili, primo, la sovranità popolare, che mi sembra talmente scontato; secondo, l'unità e indivisibilità della Repubblica, attenzione, delicato questo argomento, specialmente nel nord-est, sono principi fondamentali, supremi, non derogabili, l'unità e indivisibilità della Repubblica. Io non posso dirlo, ma insomma posso dire, allora viene il dubbio che chi pensa a una Repubblica federale, non nel senso di federalismo fiscale, ma federale nel senso di spezzettare l'unità e così via, potrebbe per esempio contraddire questo principio supremo. Il diritto alla tutela giurisdizionale non sta dando del giudizio, è abbastanza scontato. L'autonomia e l'indipendenza della magistratura, i diritti inviolabili dell'uomo, e quali diritti inviolabili? Quelli della prima parte della Costituzione, la libertà personale, quella domiciliare, di corrispondenza e il diritto di difesa, sono tutti quanti espressamente indicati nell'articolo 2 della Costituzione e specificamente negli articoli che si occupano di diritto 13, 14, 24, 25. Come si bilanciano questi diritti? Quando queste leggi, questa gerarchia? Però poi chi deve fare il bilanciamento? Pensate ad esempio abbastanza recente, che possiamo trarlo dalle recentissime sentenze di questa Corte. Si pensi al diritto alla salute, sapete già cosa sto pensando, che è definito dall'articolo 32 come fondamentale diritto dell'individuo. E pensate alla necessità di bilanciarlo con l'altro principio fondamentale, iniziativa economica privata è un principio fondamentale, e il diritto al lavoro è ancora più fondamentale. E nel caso IRPA, sia il governo, quando ha scritto
il provvedimento che voi sapete, quello che è intervenuto sul sequestro conservativo, sia la Corte Costituzionale, ha dovuto fare un bilanciamento tra il diritto al lavoro e il diritto alla salute, e c'è costato un momento, diciamo, per una Camera di Consiglio. Secondo il momento storico, tenendo presenti queste situazioni, sia di diritto che di fatto, per fare delle scelte di bilanciamento come quelle che abbiamo fatto, le sentenze che avete letto, comunque la sintesi avete letto nei giornali. Ma qual è la cosa più importante? Qui lo dico come Presidente della Corte Costituzionale, questo posso anche dirlo, che in essenza gli elementi testuali legislativi per identificare questi principi fondamentali, questi principi supremi, questi diritti inviolabili, la loro determinazione non è rimessa a chiunque, spero che siate tranquillizzati, ma è rimessa soltanto alla Corte Costituzionale. Essa che può interpretare la Costituzione e dire su richiesta, in via incidentale o in via principale, se un certo diritto previsto dalla Costituzione è supremo tale da essere insuperabile. Quindi la Corte Costituzionale, che concorre con i soggetti politici nella determinazione dei contenuti storicamente mutevoli della materia costituzionale, e questo non deve sorprendere, non deve alimentare timori di una eccessiva, come dire, direi troppo giurisdizionale il rapporto tra i poteri dello Stato. Le corti, e questo terzo elemento che vorrei mettere in evidenza, sono state concepite, istituite proprio con la funzione di introdurre un limite al potere politico, di opporre alla scelta politica l'applicazione dei principi costituzionali, di tutelare le minoranze rispetto alle maggioranze espresse nel Parlamento con leggi. Infatti la Corte cosa fa? Annulla le leggi prodotte dalle maggioranze parlamentari. Dove la vera essenza della funzione di garanzia della Corte è proprio questa. Le sue decisioni si pongono come limite alla discrezionalità legislativa. Insomma, è alla Corte che è riservata questa funzione di individuazione di principi, e al legislatore questa funzione è preclusa, perché del nucleo essenziale dei diritti fondali e fondamentali può solo occuparsi la Corte, proprio come limite al potere legislativo. Certo, è una operazione complessa, anche molto delicata, che non si può svolgere attraverso quello che chiameremo un approccio atomistico ai singoli diritti e ai singoli principi. Deve presupporre un bilanciamento che deve tener conto del potenziale conflitto tra più diritti. Tornando al caso dell'IVA di Taranto, pensi appunto alla difficoltà di conciliare, ho detto prima, il diritto alla salute con il diritto. Quindi mi avvio lentamente alla conclusione. Però secondo me parte di questi limiti sono limiti sostanziali, tanto nella Costituzione o nelle norme o nella giurisprudenza della Corte. Un limite formale è dato anche da quello che ho chiamato aggravamento procedurale della sua revisione. Cioè, se c'è nell'ambito del contesto legislativo una norma che ti dice che arrivi a devi fare una revisione attraverso un meccanismo formale aggravato, questo pure è un limite, dire che la maggioranza non può in qualche modo che sia assoluta, ci vogliono appunto altri meccanismi, e ho letto che il 138 si muove in questo senso. Perché sono tornato su questo punto dell'ulteriore limite di carattere formale? Per dirvi, per informarvi, una cosa abbastanza interessante che può essere, diciamo, considerata un senso favorevole o sfavorevole alla revisione di 138.
Perché di questo so che questa procedura aggravata, doppia lettura, intervallo ogni 3 mesi, ora di 1 mese e così via, devo dire che c'è nella nostra Costituzione. Invece nelle altre Costituzioni il sistema è molto più rigido, cioè i tedeschi, gli altri paesi europei, prima di cambiare una Costituzione, insomma richiedono molti elementi. Pensate che la maggioranza, nel caso nostro, deve essere una maggioranza assoluta, salvo poi referendum e così via. La nostra maggioranza è più bassa di quella prevista in Germania e in Portogallo. In Germania 2/3 in unica votazione, in Portogallo è anch'essa 2/3. In Brasile devono essere 3/5 in 3 distinte votazioni. Nel Liechtenstein, piccolo ma importante perché è recente, 3/4 con doppia votazione in mancanza di unanimità. In Italia e Spagna il ricorso al referendum è meramente eventuale. In Svizzera, in Irlanda, in Danimarca, in Giappone invece è obbligatorio e quindi è un momento indefettibile nel procedimento di revisione. La Costituzione belga, olandese, danese, svedese, quella greca e quella bulgara prevedono addirittura che sul testo di revisione costituzionale devono esprimersi 2 distinte legislature, quindi di aspettare la seconda legislatura. E proprio a questo fine dispongono lo scioglimento automatico delle Camere. Nel momento in cui sta la Costituzione, si interviene la Costituzione, scioglie una Camera e senza un'altra. Insomma, capite? Per i nostri vicini in Occidente, cambiare la Costituzione nel senso rilevante, anche su alcuni aspetti, comporta queste condizioni. Cosa è successo in Italia nella storia italiana degli ultimi anni della revisione? È successo che questa Costituzione è stata interpretata fino al 2001 dai partiti, dalle forze politiche, nel senso che anche essendo possibile delle maggioranze assolute per modificarla, i democristiani e i comunisti non hanno mai voluto forzare. La DC non ha mai forzato applicando il 138, ha sempre voluto fare i voti costituzionali d'accordo con l'opposizione. Dal 2001, sapete che l'avete vissuto come me, con il federalismo fiscale, con la legge sul federalismo fiscale, e il centro-sinistra allora dice ma no, la riforma costituzionale del titolo V, all'ultimo momento una maggioranza molto risicata, e nel 2006, l'ho detto prima, si è varata la riforma della Costituzione e poi fu abrogata dal referendum, anche lì una maggioranza molto risicata. E se non mi tempo non faccio commenti, però vedete conto, ecco, che nel passato c'era forse più sensibilità, insomma, del punto di vista. Beh, io penso che sarebbe forse il caso di alla conclusione. Voglio tanto dire qualche cosa perché è d'attualità. Io ho letto proprio ieri, l'altro ieri, il disegno di legge costituzionale approvato dal Consiglio dei Ministri che ora le Camere. Certo, non mi guardo bene a commentarlo o da mettere dei giudizi. È un disegno di legge scritto bene e, come vi ho detto, introduce una deroga temporanea limitata al 138, e magari è ipotizzata anche dai saggi del presidente Napolitano. Cosa vorrei soltanto richiamare l'attenzione su questa disegno di legge è che il disegno di legge costituzionale prevede che i provvedimenti di revisione costituzionale, come vi dicevo, nelle materie della forma di Stato, della forma di governo e del bicameralismo, sono esaminati in sede referente, questo è stato molto positivo, non si deve leggere. Da questo comitato parlamentare di cui vi ho detto, cos'è che vi faccio un po' più?
pensare e riflettere su questo disegno di legge, il fatto che fa riferimento a un tipo di revisione che riguarda la forma di Stato. Qui bisogna valutare, dovrà valutare il Parlamento, insomma, chi dovrà occuparsi o chi dovrà scrivere la normativa che attiene alla nuova forma di Stato, dovrà valutare se questa riforma, una volta tradotta in legge costituzionale approvata con la procedura speciale, abbia la natura tale da trovare ostacolo in principi costituzionali espressi o inespressi non modificabili. Ecco a cosa serve il discorso che ho fatto fino adesso. Vi ho detto che è un limite, c'è cioè, nella Costituzione, tipi supremi, dobbiamo verificare se quando sarà scritto, non sappiamo qual è il contenuto delle norme costituzionali che attengono la forma di Stato, queste norme sono tali da essere in sintonia e armonizzate con il sistema costituzionale, invece che vanno a rompere. È perché se per esempio dovessimo per assurdo interpretare forma di Stato nel senso che cambia forma repubblicana, non può essere questo, però se fosse una forma federalista per esempio invece ci sono problemi. Vi ho fatto alcuni esempi. Conclusioni. Così sono abbastanza riassuntive di quelle che finora ho detto, sono appunto le conclusioni. Io non avrei dubbi che il nostro paese ha senz'altro bisogno di interventi sulla parte seconda della Costituzione. Questi interventi devono rendere più dinamico e efficace il sistema istituzionale, devono adattarlo alle esigenze attuali della società. Io penso che la vita delle persone reclama un ordinamento più essenziale, più moderno. Siamo maturi per avere questo ordinamento, bene che arrivi. Però l'opera di revisione deve essere condotta non a detrimento dell'orizzonte valoriale della comunità, non deve essere condotto alterando l'ordine costitutivo che la legge, quello di cui vi ho detto finora. Bisogna essere molto prudenti. Voglio dire che nel realizzare le revisioni non ci si può affidare solo al voto della maggioranza politica, ecco il discorso, vedete come si chiude, ma si dovrà pur sempre tenere presente che la Costituzione ha un nucleo immodificabile composto dai principi supremi di cui vi ho detto e che il rispetto delle norme che compongono questo nucleo è garantito dalla giurisdizione costituzionale che esercita un controllo anche materiale. È evidente che se così ragioniamo, avvaloriamo la distinzione tra potere costituente che legittima la riscrittura della Costituzione, quello del 48, e il potere derivato di revisione che invece può solo apportare modifiche all'interno. Questi due poteri non possono e non devono essere confusi, quello costituente e quello di revisione, come purtroppo nel passato e come spesso ancora si tende a fare, a pensare, a mischiare il costituente con il costituito. Non possono essere confusi, perché le leggi di revisione incontrano limiti assoluti e sanzionabili via giurisdizionale. Insomma, per concludere, il potere di revisione è senz'altro ammesso e in certi momenti storici come l'attuale è opportuno che sia esercitato, ma è pur sempre solo un potere costituito che deve svolgersi nell'ambito segnato dal nucleo della stessa legge. Non dovete essere soddisfatti di questo, non potevo fare discorsi.
Questa è una lezione, adesso ho capito perché il Presidente Gallo l'ha chiamata così, è una vera lezione che bisogna meditare, leggere e meditare. Io credo che, anche se la parola è stata molto chiara nell'illustrare il suo pensiero, non ci si possa fermare alla reazione immediata di aver ascoltato la lezione, bisogna leggerla. Allora, intanto io sarei molto grato se il testo, che sarà evidentemente riveduto, proprio visto che tu ci hai fatto parecchie chiose, parecchie note, glosso, eccetera, se lo potrai dare per pubblicarlo sulla nostra rivista giuridica, che per ragione anche di sostenibilità pubblichiamo in via telematica e che si chiama appunto Ricerche Giuridiche, perché ci farebbe piacere aprire il prossimo numero col testo scritto di questa relazione, proprio per potercelo così sedimentare meglio, digerire meglio. Se dovessimo fare ma proprio due punti molto, molto brevi, anche perché è difficile, anche il commento estemporaneo a questo che tu hai meditato, non solo per fare questa lezione, ma che hai meditato in tutti questi anni in cui hai fatto il giudice costituzionale. I principi che io vedo affermati sono i seguenti, cioè i punti fondamentali della tua lezione. Il nucleo duro dei principi costituzionali non soggetto di visione, al di là ovviamente della forma repubblicana, questo come dire sarà sentire. Il principio di maggioranza è quello che tu hai chiamato il pregiudizio maggioritario, cioè a dire anche il potere della maggioranza è soggetta a regole proprio a tutela dei diritti fondamentali espressi dalla Costituzione. Eh sì, ma io avevo un'altra visione, un'altra visione politica, un'altra visione dello Stato. Voglio dire, stiamo ragionando di visioni serie e rispettabili, ma evidentemente la diversità c'è. A questo riguardo viene da chiedersi, e me lo chiedo io, c'è un'unica nozione di maggioranza? Cioè c'è solo la maggioranza per teste? O a garanzia di tutti, non si potrebbe pensare all'introduzione di filtri, cioè all'introduzione di una cosiddetta democrazia filtrata, che si chiama la Costituzione, per esempio, di Weimar, o a un filtro costituito da un bicameralismo asimmetrico che possa portare in una delle due camere almeno ad una rappresentatività, che so, degli esercenti di attività del lavoro o altre cose di questo genere, senza andare per carità in altre avventure del passato, ma voglio dire che chi lavora, chi esercita, chi è presente nelle attività che poi costituiscono la vita quotidiana dello Stato possa avere una voce di capitolo diversa da quello. Quindi c'è un problema che non soltanto, e mi riallaccio con quanto tu dicevi in conclusione, può interessare, può coinvolgere la forma dello Stato, e quindi non c'è soltanto un problema del presidenzialismo, del semipresidenzialismo, c'è il problema anche di un parlamentarismo che possa avere come oggi un bicameralismo perfetto, un bicameralismo simmetrico con mantenimento di due camere ma asimmetriche, con diversa composizione, con diverso metodo di formazione, magari più rispondente agli interessi concreti della gente che magari oggi
non ha più quella voglia di recarsi a votare come forse aveva nei momenti in cui l'espressione del voto era la massima manifestazione di libertà. Ormai in buona sostanza liberi lo siamo e lo restiamo. In questa parte del mondo ci siamo e ci restiamo, quindi tanta gente ritiene, come vediamo a ogni tornata elettorale, che non sia neppure più indispensabile recarsi a mettere la scheda in urna. E allora forse un qualche cosa che riporti al vero titolare del potere, che è il popolo, l'espressione anche del giudizio valutativo sulla politica, su chi l'ha gestita, forse potrebbe essere pensato anche come sistema di modificazione in senso asimmetrico del bicameralismo. Beh, ci sono tante cose da dire, due in particolare mi pare importantissimo e assolutamente condivisibile a mio modestissimo parere: il fatto che il potere di revisione costituzionale, in quanto derivato dal potere costituente, sia vincolato a permanere dei principi fondanti della Costituzione, quelli supremi, quelli in buona sostanza etici, politici, in sostanza i principi e i diritti di libertà, politici della nostra. E forse in questi principi costituzionali supremi che tu hai raccolto nelle dita di una mano, sovranità popolare, unità territoriale della Repubblica, territoriale immagine istituzionale della Repubblica, diritto alla tutela giurisdizionale, autonomia e indipendenza della magistratura, diritti inviolabili della persona, ci sono però forse altre propaggini che andrebbero viste, per esempio nei diritti economici. L'hai citato, ma non esattamente nei principi supremi: il diritto alla libertà individuale, alla libertà di impresa, alla libertà di iniziativa economica, su cui si potrebbe parlare molto. Oggi a Venezia facciamo la giornata della Costituzione, perché oggi pomeriggio nella aula Baratto, dove avremmo dovuto andare anche a sentire il professor Gallo, se fossimo stati un po' di meno, e ci sarà un altro convegno su una questione, per carità, che viene da lontano, come si diceva, quella dell'articolo 46 della Costituzione, totalmente inapplicato, o meglio applicato sulla base di leggi che esistono, che sono stereotipe e che non hanno ricevuto nella pratica quell'applicazione che si sarebbe potuto immaginare, cioè il principio della partecipazione dei lavoratori alla gestione, alla conduzione delle imprese. Ci sono tanti principi costituzionali che bisognerebbe avere il coraggio o di lanciare o rilanciare o di eliminare. In 60 anni e passa certe cose non si fanno, vuol dire che il popolo non lo fa. È inutile che facciamo una Costituzione, vuol dire, bella ma esteriore. Dobbiamo fare una Costituzione, e anche questo può essere materia di revisione costituzionale, che serva a chi la vuole mettere in pratica. Beh, io non voglio tediare oltre il ritorno dopo una così bella lezione del professor Gallo, che nuovamente ringrazio perché è stata difficilissima, immagino, per lui, come quarta autorità dello Stato, andare a parlare della materia del suo lavoro quotidiano e della sua funzione istituzionale. Io rinnovo anche e soprattutto per questo il suo ringraziamento. So che a lui fa sempre piacere venire a Venezia, ma a lui ha fatto particolarmente piacere averlo qui oggi con noi a Ca' Fosca, e gli auguro di essere ancora utile nel processo di revisione costituzionale, perché nei prossimi mesi qualche cosa dovrà accadere.
e mi auguro che accada bene, in senso positivo. Grazie. Ringrazio in particolare gli interventori e auguro a tutti un buon proseguimento di giornata e se qualcuno verrà all'Aula Baratto alle 3 sarò ben lieto di incontrarlo. Arrivederci a tutti.